Ci sono partite che meglio rendono l'idea se viste dall'epilogo. A 2 minuti dal fischio finale, Ghiebre lascia partire un traversone sul quale si catapultano Soleri e Zambataro. Ci arriva il numero 11 che tocca quel che basta per beffare il portiere. Ma partiamo dal principio. Monopoli orfano di ben 12 giocatori, Scienza però non si demoralizza. Dall'altra parte, la vice capolista Avellino. A menare le danze sono gli Irpini. Al 7° e al 17° due punizioni non sortiscono effetti, seppur il primo tentativo di Aloy passa di non molto dai legni della porta difesa da Satalino. La supremazia, seppur sterile, degli ospiti dà i suoi frutti al 24°. Una palla vagante in piena area monopolitana si tramuta in qualcosa di più prezioso. Il portiere di casa resta immobile, consentendo a Carriero di guadagnare metri. Riggio entra scomposto su di lui e per l'arbitro è rigore. D'Angelo fa il resto dagli 11 metri, portando avanti i suoi. 1-0 Avellino. Il gabbiano si scuote, ma non punge. Al 38° un tiro cross di Viteritti mette in apprensione l'estremo ospite, che allunga la traiettoria del pallone, spedendolo in angolo. Nella ripresa, dopo 8 giri di lancetta, Satalino sventa un tentativo in 2 tempi su una pericolosa punizione. Al 15° Zambataro calcia, ma il portiere forte abbranca senza difficoltà. Al 24° giunge lo squillo dell'ex Fella, la sua conclusione velenosa, sibila di poco, dal palo difeso dal portiere monopolitano. Al 36° Bernardotto si produce in un tentativo per mettere i sigilli alla gara, ma Satalino fa buona guardia. Al 92° l'episodio che ristabilisce l'equilibrio. Zambataro restituisce tranquillità e fiducia all'ambiente in vista anche del prossimo impegno. Martedì il gabbiano farà visita alla Vibonese.